Ciao a tutti, questo video per mostrarvi il nostro ultimo lavoro. Si tratta di Chaotic Robots Music, un progetto complementare al lavoro dei ragazzi dell'A Club di Terni, che con il loro Chaotic Robots hanno realizzato una serie di robot dal comportamento intelligente, perché in grado di prendere decisioni autonomamente su base degli stimoli ricevuti dall'ambiente circostante, stimoli luminosi. Il progetto prevede l'utilizzo di una telecamera che è posta al di sopra del piano di gioco e in grado di captare il movimento di questi robot e di realizzare delle grafiche a schermo, per tracciare, le posizioni di questi robot nel corso del tempo. Il nostro progetto, interamente sviluppato in linguaggio, Pure Data, un linguaggio a nodi nato principalmente per l'elaborazione e la manipolazione del segnale audio, ha come obiettivo quello di rielaborare questi dati sul movimento dei robot captati dalla telecamera e costruire un arrangiamento musicale in tempo reale. In sostanza, l'obiettivo è quello di dare ai robot la possibilità di cantare e di suonare musica in tempo reale, in accordo con i loro movimenti e in accordo quindi con gli stimoli che arrivano dal mondo esterno. Ora, questo progetto è facilmente replicabile, diciamo che non è necessario avere e disporre di questi quattro robot per poter far funzionare l'applicativo. Anzi, i ragazzi dell'A Club di Terni hanno realizzato un'applicazione in processing in grado di simulare il movimento di questi robot. Utilizzando questo loro applicativo di test e il nostro applicativo musicale, è possibile ricreare l'accompagnamento che altrimenti i robot, intesi in senso fisico, riuscirebbero a suonare. Prima di procedere, guardiamo assieme gli strumenti che sono fondamentali per far funzionare il tutto. Sono due principalmente, Processing e Pure Data. Si tratta di software entrambi gratuiti e liberamente scaricabili dalla rete. L'importante è raggiungere, ecco appunto, i siti rispettivi, quindi www.processing.org per scaricare dalla sezione download il software, la distribuzione del software per il proprio sistema operativo. Mentre puredata.info è il sito dal quale è possibile scaricare puredata, nel nostro caso, nella sua versione extended, quella che contiene librerie aggiuntive che ci permettono di abilitare la comunicazione tra processing e pure data. Una volta scaricati questi software e installateli, è fondamentale scaricare il codice sorgente. Lo si può fare dalla pagina del nostro utente su GitHub, quindi raggiunto github.com, basta cercare l'imbulo. E la prima voce nel campo dei progetti dell'utente Limulo è proprio Chaotic Robots Music. Clicchiamo qui e proseguiamo facendo clic sul pulsante Download Zip per scaricare l'archivio zip contenente il codice sorgente. Una volta che l'archivio è stato scaricato, basterà recarsi nella cartella dei download e scompattare l'archivio per ottenere una cartella al cui interno un file README che contiene fondamentalmente le istruzioni per il funzionamento dell'applicativo. Inoltre sono riportate alcune note realizzative del lavoro. E poi altre due cartelle: la cartella test, quella che contiene i codici sorgenti per l'applicativo che si occupa di simulare il comportamento dei robot, e la cartella Pure Data, cioè quella il cui compito è di realizzare appunto l'accompagnamento musicale. Sono tutti file con estensioni PD, appunto Pure Data. Andiamo ad analizzare i singoli strumenti. Ad esempio, apriamo Processing. Processing è un linguaggio di programmazione nato principalmente per elaborare la grafica,
e creare insomma disegni e immagini personalizzate. È un linguaggio molto potente e facile da imparare e non ha solo strumenti relativi al disegno o all'elaborazione delle immagini, ma si occupa anche di grafica tridimensionale, di audio, di elaborazione delle immagini, come flussi video, ad esempio provenienti da telecamere e così via. Le possibilità sono molto ampie, c'è una grande, è ampiamente documentato, è ricco di supporto online e ci sono molti libri per studiarlo e apprendere questo tipo di linguaggio. Questa è la schermata che è completamente bianca non appena il software si apre, utile se volessimo introdurre noi le nostre righe di codice, ma nel nostro caso ci basterà aprire un file che è appunto il test.pde all'interno della cartella test in Chaotic Robot Music Master. Eccoci qua con il codice sorgente dell'applicativo di simulazione che lanciamo premendo play, questo pulsante in alto a sinistra. Il software entra in esecuzione, abbiamo una simulazione del campo di gioco, questo sfondo nero, con quattro pallini colorati e le relative scie di colore. Di fatto questi sono proprio i nostri robot, o meglio le simulazioni dei nostri robot. Chiudiamo il codice sorgente e andiamo ad aprire il secondo strumento, Pure Data Extended. All'apertura ci appare questa finestra bianca, che è la finestra principale. Non è completata la fase di startup perché occorre impostare i settaggi audio, che nel mio caso, dal momento che uso la scheda audio integrata del computer, sono quelli di default, ossia il built-in output o microphone a seconda dei casi. Siccome noi emetteremo solo audio in uscita e non elaboreremo audio in ingresso, basta porre la spunta solo sull'output, applicare e confermare. Ok. Questa è una finestra che possiamo tranquillamente ridurre icona e, come fatto per processing poco fa, apriamo il file chaoticrobotsmusic.pd, sempre dall'archivio che abbiamo precedentemente scaricato. Ora che siamo in questa situazione, vediamo come procedere. Ricapitolando, al momento attuale sul computer abbiamo due applicativi che sono eseguiti in simultanea e che comunicano tra di loro via comunicazione TCP/IP, via rete. I messaggi che i due software si scambiano sono messaggi Open Sound Control, OSC. Per avviare la ricezione di questi messaggi occorre impostare la porta, che di default è settata su 12.000, e accendere la comunicazione. L'indicatore di colore nero si occupa di indicare che messaggi OSC sono in ingresso in questo momento. La seconda sezione, denominata area, permette di impostare i parametri width e height in pixel. Questo a lato, questo applicativo test, di fatto è una simulazione. Se fossimo nel caso reale, questa sarebbe l'immagine captata dalla telecamera disposta proprio al di sopra del piano di gioco dei robot. Questa telecamera riprende un'immagine che ha una particolare larghezza e altezza espressa in pixel. Questi dati devono essere riportati esattamente nella sezione area dell'applicativo musicale. Nel nostro caso abbiamo una larghezza di 400 pixel, mentre l'altezza è di 300 pixel. Riportati questi dati, abbiamo che tutte le operazioni di normalizzazione e di media aritmetica che poi verranno effettuate dalla nostra applicazione sono tarate correttamente. Se io ho sul piano di gioco un robot, lascio la spunta, il segno di spunta sulla prima casella in questa sezione denominata Robots. Nel nostro caso ne abbiamo quattro, quindi posso attivare tutti e quattro i robot.
Nella sezione Shorts and Style vediamo una X di colore rosso che si muove all'interno di questi quattro riquadri. Questi quattro riquadri corrispondono a quattro accordi principali su cui è impostato il brano musicale che viene ad essere eseguito dai robot in tempo reale. Questi quattro accordi vengono selezionati dalla posizione media aritmetica delle quattro posizioni dei quattro robot, appunto. Premendo M sull'applicazione di test si vede proprio questa croce di colore giallo che rappresenta la posizione media. Se io premo C, individuo qui la suddivisione virtuale del piano di gioco in quattro quadranti virtuali che proprio corrispondono alle quattro caselle che si trovano nella sezione Shorts and Style. Ogni volta che questa croce di colore giallo si sposta da un quadrante all'altro, avviene un cambio di accordo che chiaramente poi è temporizzata per accadere proprio a tempo con la battuta, con il tempo forte della battuta. Questo radio button invece si chiama così orizzontale, consta di 1, 2, 3, 4, 5, 6 caselle, perché 6 caselle, 6 sono gli stili musicali che si susseguono nel corso del brano. Ma per attivare l'audio vero e proprio occorre pigiare sul pulsante audio on della sezione master. Facciamolo. Questo fa sì che l'audio sia pronto per essere emesso. Torniamo nell'applicazione test e portiamoci in una condizione di normalità e alziamo il fader del volume master. Chiaramente, per poter ottenere un risultato occorre alzare i volumi di tutti i singoli fader. I primi quattro, quelli di colore giallo, sono i controlli di volume per gli strumenti associati ai singoli robot. I fader arancio, invece, sono rispettivamente quelli associati al pad alla linea di basso. I fader di colore verde sono quelli della sezione ritmica della batteria, quindi cassa, tamburello. Vedete che in concomitanza con un cambiamento dell'accordo in questa sezione, anche le note del basso e del pad, per non contare lo stile ritmico che varia anch'esso, cambiano a tempo con la musica. Andiamo ad analizzare i robot singolarmente uno per uno. Il primo robot è quello che nel test è indicato con il colore rosso. Lo strumento associato a questo primo robot è uno strumento che emette un suono, una specie di campana, una specie di ecco, sentite che le note che questo strumento musicale emette sono note che fanno parte della pentatonica di Do. Queste note vengono eseguite in ordine ascendente o discendente a seconda di quale sia la direzione prescelta dal movimento di questo robot. Chiaramente le note, e questo vale per tutti gli altri synth, si intonano di volta in volta sugli accordi che vengono selezionati. Il secondo robot, il numero 2, è quello verde. Anch'esso ha un suono simile a quello del primo, sempre una sorta di campanella con un leggero delay, che svolge, esegue note che si trovano sulla pentatonica di Do.
sia il primo che il secondo robot, hanno un controllo di panna, cioè di posizionamento sul panorama stereofonico, dipendente dalla posizione sinistra-destra del robot. Quindi più il robot si sposta a sinistra, più il suono sarà percepito dall'altoparlante di sinistra e così via, dicasi per quello di destra. Passiamo al terzo robot per capire qual è il terzo suono. Il terzo robot è di colore blu. Qui la sintesi è un po' più particolare perché intanto le note cambiano, sono le note dell'accordo e non più le note della pentatonica, in particolare fondamentale, quinta, fondamentale all'ottava sopra e quinta all'ottava sopra. Sentiamo. Quindi note arpeggiate che cambiano con l'accordo. In più, oltre all'effetto di panna, quindi posizionamento sul panorama stereofonico, abbiamo un effetto di filtraggio, ossia tanto più la scia colorata del robot si avvicina al centro del piano di gioco, tanto più sul suono agirà un filtro che permetterà di rendere il suono più brillante, più acuto. Tanto più invece il robot si muoverà nella zona periferica del piano di gioco, tanto più questo filtro si chiuderà rendendo il suono scuro e acuto. Di quello che è in grado di fare. Il quarto e l'ultimo robot è di colore bianco e ha un synth monofonico che sfrutta un procedimento di sintesi il cui scopo è quello di simulare le vocali della voce umana. Questo sintetizzatore implementa anche un sistema intelligente che dà la possibilità al robot di scegliere in maniera intelligente quale sia la nota da suonare. Nel caso dei primi due robot, in cui c'è una scala preimpostata, quella della pentatonica, e nel caso del terzo, in cui invece di una scala si parla di note di un accordo, quindi un arpeggio, ecco che qua, in questi tre casi, abbiamo una limitazione. Nel senso che non si può scappare di fatto da queste regole che ci vengono imposte. Nel caso del quarto robot, invece, subentra un'autonomia da parte del robot nel suonare una particolare nota piuttosto che un'altra. Esistono tre regole principali. La nota deve essere parte dell'accordo con una certa probabilità. È possibile suonare note che sono al di fuori di quelle dell'accordo, ma con probabilità inferiore rispetto a quelle che invece all'accordo appartengono. Le note, come dire, devono trovarsi, devono essere più acute o più gravi rispetto alla nota che stiamo suonando attualmente, su base di quale sia la direzione del movimento del robot. In più, subentra una terza probabilità, che è quella di che la nota successiva deve essere diciamo ravvicinata all'ultima nota riprodotta. Questa è una probabilità a campana distribuita in maniera uniforme e centrata sulla nota attuale, quindi ho un'eguale probabilità di eseguire non so, la nota che si trova un tono sopra o un tono sotto, quando invece fare salti di terza, quarta o quinta è molto meno probabile. Sia esso un salto acuto o un salto grave. Sentiamo come suona. Proviamo a mettere tutti
tutti i robot assieme. Accendiamo un po' di riverbero. Una traiettoria che viene poi tracciata con questo colore, eseguono al tempo stesso un arrangiamento musicale in tempo reale. Peraltro i suoni che sentiamo sono tutti suoni che vengono sintetizzati in tempo reale, non si tratta di file audio campionati o file audio che vengono messi in riproduzione in determinati istanti, tutta è sintesi procedurale, audio procedurale. Versioni successive del progetto potrebbero migliorare l'applicazione attuale per creare arrangiamenti e stili ritmici diversi, anch'essi realizzati dal movimento, o magari migliorare processi di sintesi introducendo ulteriori probabilità per la scelta magari delle note e così via. Che dire, grazie di aver guardato il video, lasciateci dei commenti e provate a smanettarci. Ciao ciao!